Il primo storico primato in Serie C, il grave infortunio a Cuppone, le stuzzicanti voci di mercato e sullo sfondo un ostico Potenza da affrontare. Tutto questo nell'intensa settimana della Cerignola capolista, un momento magico rovinato dalla notizia di martedì mattina, out per 6 mesi un giocatore fondamentale, insostituibile per caratteristiche. Per Raffaele un motivo in più per responsabilizzare chi dovrà prendere il suo posto. Abbiamo avuto, come ben sai, una settimana un po' particolare, cioè perché abbiamo avuto questa tegola che ci è caduta addosso e quindi dall'altro lato ci deve dare più responsabilità in altri giocatori per cercare di ovviare a una situazione sicuramente che non è stata positiva. Poi il morale è sempre alto, abbiamo fatto una bella partita anche con il Giuliano. Cuppone si è operato e sarà assente almeno fino a marzo, a rischio Yallo, fresco di primo gol ma anche di infortunio nell'allenamento di venerdì, una botta la cui entità è ancora sconosciuta. Non ci sarà Ligi, ancora alle prese con un problema al polpaccio, fuori anche Fagioli, pronto però a rientrare in gruppo a cavallo dell'infrasettimanale di Catania. Non al top Martinelli che rincorre la convocazione, Sainz Maza alla ricerca della piena forma come Parigini, a cui servirà ancora qualche settimana, e Galliano dunque il grande favorito per affiancare Salvemini nel tandem offensivo. Corsi e ricorsi storici, Raffaele ritrova il suo allievo De Giorgio, il suo Potenza dei sogni, con lui alla guida fermato per 2 anni di fila soltanto ai quarti di finale dei playoff nazionali. Tra quella squadra e questo ambizioso Cerignola, il tecnico denota tanti punti in comune. Questa è la squadra più giovane, molto più esuberante, quindi dal punto di vista proprio della gioventù, anche dell'aggressività, e quindi proponiamo un calcio che è molto più offensivo. Ogni volta che entravamo al Viviani partivamo in vantaggio 1-0, ma sta succedendo anche quest'anno qui a Cerignola, quindi si stanno creando veramente tante situazioni uguali, quindi io mi auguro che quell'episodio negativo in quei 2 anni, poi in quelle partite dei playoff, quest'anno diventi un episodio positivo e dia la spinta per fare ancora qualcosa in più.